sempre campione, di campione olimpico si tratta. Della medaglia d'oro. Eccolo qua, olimpico. Il suo amico presente. Torino 2006. Godfather, il padrino. Capisci questa musica? Eugeni si è laureato campione olimpico. E quindi ci concede una grande emozione di poter rivivere l'esibizione di Plushenko che gli valse la medaglia d'oro proprio su questa musica, su questo brano. Godfather.
Vabbè, c'è un'ovazione, tutti in piedi ad applaudire Plushenko a Torino un anno dopo. Un pezzo del suo cuore è rimasto qui e ha voluto ringraziare ancora questo pubblico che lo ha portato alla medaglia d'oro olimpica. Assolutamente, Eugeni, quello che può fare lui con i piedi, veramente, non so voi, ma io il brivido sulla pelle se lo avevo. Salti tripli, come fossero niente. Veramente. Tutti in piedi, davvero un'ovazione, e anche col suo amico Edwin Marton, l'istrionico violinista ungherese. Vorrebbero il bis, come a teatro. C'è chi chiede il bis. Ce lo concederà magari. È davvero un grande momento per lui. Un po' italiano, dopo la conquista dell'oro olimpico, è diventato Eugeni Plushenko. Rivediamo ancora la sua esibizione. Questi sono i movimenti di piede. Vedete la capacità del campione di far sembrare movimenti veramente complessi, facilissimi. Adesso siamo al gran finale. Gran finale con tutti. Ah no, sì, concede il bis, Plushenko. Ormai è entrato proprio, e anche personaggio, va a ringraziare, a stringere mani. Beh, comunque sicuramente un successo, un amore meritato. Decisamente. Eugeni è amato dal pubblico anche per il suo carattere, la sua forza, il suo carisma che trasmette a tutti sul ghiaccio. Eh sì, col sorriso, un bel messaggio per questo sport, ma direi per tutto lo sport. Adesso il gran finale, vedremo tutti i protagonisti in pista sulla primavera di Vivaldi.